una persona normale, con sbalzi un po' d'umore così, però tutto sommato era una persona, diciamo, un ragazzo tranquillo fino insomma al 2013 che ci siamo lasciati. Sono venuta a sapere tramite l'attuale com il compagno, il nuovo compagno, che ero presente in un sito di scambisti. Dopo la fine della relazione, l'ex di Sara, la chiamiamo così con il nome delle principesse, si sarebbe vendicato caricando in rete le foto di lei scattate durante la loro intimità di coppia. Foto senza veli ma non pornografiche, finite però in un sito straniero per cosiddetti cornuti, questa la traduzione dall'inglese. La scoperta nel piccolo centro dove vive ha fatto arrivare la voce all'attuale compagno di Sara e poi a lei. Inizia così un calvario di vergogna, dolore. Sara, seguita dall'avvocato Costantino La Rocca, ha sporto querela. Dopo il lavoro della polizia postale si sono chiuse le indagini preliminari, i siti temporaneamente oscurati. L'ipotesi di reato, lesioni della reputazione e della privacy, e poi ci sono quelle foto per cui è difficile capire quale giro abbiano fatto nei meandri più degradanti della rete. Mentre il percorso giudiziario attende i suoi appuntamenti, Sara fa i conti con lo sguardo degli altri, quello dei familiari e quello di se stessa per il suo corpo, così dato in pasto alla rete. È uno schiaffo morale molto più doloroso di uno schiaffo normale. Quello era il mio compagno, l'ho fatto con il mio compagno, mi fidavo di lui. Non lo so perché l'ha fatto, forse perché l'ho lasciato, forse perché ha sofferto che l'ho lasciato, che mi è caduto il mondo addosso, nel senso che ho perso la mia dignità, la mia sicurezza, senso di vergogna. Ma anche io stessa mi sono sentita sporca. Sentirsi una donna di poco valore, diciamo, messa lì alla veduta di tutti. Non riesco più a star a contatto con la gente perché ho sempre paura che la gente cioè, mi guardino, mi dicano: ma sai, quella lì l'ho vista qui. Il suo messaggio, farsi aiutare da professionisti e parlare per non chiudersi nella solitudine. Stare in silenzio, pensare, è una violazione che facciamo a noi stesse, diciamo che ci porta alla distruzione totale. Non trovi una via d'uscita e pensi che la cosa più semplice sia uscire proprio di scena. Personalmente dico di parlare e di non rimanere chiuse in se stesse.